chance. Abbiamo cambiato le batterie, adesso ripartiamo dalla cima dell'Isoard e andiamo nel punto in cui dobbiamo decidere quale passo fare, perché tipo il punto a metà, che si sale o da una parte o dall'altra. Se arriviamo lì presto li facciamo tutti e due. Assomiglia un po' tipo al Grand Canyon. Cacca. Ora non fare cagate perché ho po'. No, ci ha fatto passare, ci ha fatto passare. Abbastanza paura. Infatti non andrò forte. Non andare forte neanche tu, non fare il cretino. No. Porca miseria, guarda qua. Ma posso venire? Sì, amore, vieni. Ma certo, c'è una macchina, vengo. Ma è lontanissima. Certo. Ma il tipo là si è spostato tutto per farci passare. Io non sono riuscita a passare. Grazie. Madonna, guarda qua che massicciata. Mica bellissimo, no, foto. Oh, guarda qua che gulona che c'è. È una gola profonda, eh. Altra che profonda. Guarda il fiume sotto, bello. Siamo in un canyon. Sì, sì, siamo in un canyon. Wow. Super fico. Bene, fans, siamo scesi dall'Isoard. Abbiamo fatto un canyon veramente stupendo. Adesso iniziamo la salita del colle di Vars, che è sulla strada per andare al colle della Bonette. Adesso abbiamo davanti Lady KTM con il suo classico stile: non sposto il culo dalla sella neanche per sbaglio. Ma sei scemo? Ci vuole dentro 10 kg di zaino? Come faccio, secondo te? Non lo so, io lo faccio lo stesso. Vabbè, tra un po' mi capotto. No, mica che ti capotti come ieri dal benzinaio. Se spacco anche questo cavo dell'iPhone siamo fottuti.